possibile che proviamo ad accontentare. Ciao, sono Serena e sono di Milano. Lucia, vengo da Parma. Marina, Moldavia. Giusi, provincia di Salerno. Ciao dal Giro, sono Cinzia e vengo da Ascoli Piceno. Federica, Reggio Emilia. Sono soltanto 6 delle 17 bellezze del Giro. Alla partenza ci sono le 4 ombrelline che portano i colori rosa, azzurro, rosso e bianco delle diverse classifiche generali e 2 che si occupano di allietare con i loro sorrisi la zona ospitalità. Arrivano 4 ore prima del via per prepararsi e vestirsi con gli abiti di scena. Jeans e scarpe comode restano sotto il tendone adibito a spogliatoio e zona trucco. Un po' di ombretto, fard, ultimo controllo dello specchio e sono pronte con i tacchi alti e il rossetto d'ordinanza. Sono tutte modelle, qualcuna è iscritta all'università, scelte con un casting che tiene conto dell'estetica ovviamente, ma anche di altri fattori. Bisogna avere la patente, parlare una lingua ed essere flessibili. Si muovono autonomamente con le auto della carovana e lo stesso fanno le miss che sul palco premiano il vincitore di tappa e la maglia rosa. 4 per l'RCS che organizza il giro, la veneta Carolina, la casertana Noemi, la francese Uria e la campana Erika. 2 sono gestite dagli sponsor e altre 5 sono presenti nell'area VIP. Le anziane, senza offesa, coordinano i 2 gruppi. Non ci crederete vista l'avvenenza, ma c'è chi ha già preso parte a 10 edizioni del Giro d'Italia, corsa a tappe bellissima come le sue miss.